Ragazze, eccomi qui per un nuovo video e questa volta è il video di recensione sulla Make 2. Ho già fatto un video di recensione sulla 1, vi lascio il link qui se volete vederlo. E in particolare in questo video cercherò di comparare la Make 1 e la 2 dicendo insomma cosa ne penso, anche se di pensieri su questa palette ne sono già stati fatti molti, ci sono molti video su questo argomento, però volevo fare anche io il mio, perché come ho spiegato nel video precedente sulla Naked 1, comunque sono palette che utilizzo molto spesso e quindi volevo parlarne anche nel mio canale. Questa è la Naked 2, come tutti di voi saprete, insomma, si presenta in questo modo e viene data con un gloss, che è questo qui, è un gloss mini size di un color pesca, è abbastanza carino, però insomma secondo me c'è di meglio. Preferisco i primer potion della 1, cioè comunque è una cosa molto utile e molto valida. Questo gloss non che non sia valido, però ecco, magari il colore può non piacere a tutti, mentre quello è una base per occhi che va bene a tutti. E questa invece è la confezione e si presenta in questo modo ed è di latta. Questa è una delle cose che preferisco della Naked 2 rispetto alla 1, perché la confezione è molto più resistente, il packaging si sporca sicuramente di meno perché potrete pulirlo utilizzando un panno umido, mentre l'altro era di velluto, come vi avevo detto, si attaccano tutti i pelucchi o i pigmenti degli ombretti. All'interno trovate un pennellino che è qui, è questo qui, che è doppio. Quindi questa è sicuramente una cosa positiva rispetto alla Naked 1, perché il pennello è doppio, quindi da questa parte praticamente è lo stesso pennellino che trovate nella Naked 1. Quindi un pennello con setole morbide a lingua di gatto. E dall'altra parte avete un pennello da sfumatura, che sicuramente risulta essere molto utile. L'unica cosa di questo pennello che non mi piace è che a me funge. Quindi sfuma bene, però mi dà abbastanza fastidio sugli occhi. Questa cosa non me l'aspettavo dalla Urban Decay, che comunque è una casa cosmetica molto rinomata, insomma, anche per quanto riguarda i pennelli, e quindi non vorrei che, essendo un pennellino che è all'interno di una palette, sia di una qualità minore rispetto a quelli venduti singolarmente. La cosa è sicuramente positiva, quindi avete un pennello per l'ombretto e uno per la sfumatura, però appunto quello della sfumatura funge un pochino. Quindi ad esempio se io devo sfumare qua sotto, sotto l'arcata sopraccigliare inferiore, la matita ad esempio, non riesco perché mi punge questa parte dell'occhio, è molto sensibile come sapete, e quindi mi punge l'occhio. Poi, l'altra cosa positiva è sicuramente lo specchio, che è molto molto più grande rispetto a quello della Naked 1, che è questo qui. Invece quello della Naked 1 è praticamente soltanto al centro della palette, quindi risulta essere molto più piccolo. La cosa negativa però, sempre riguardante il packaging, è la chiusura. Questa è una chiusura di questo tipo, quindi non è magnetica, quindi ecco, è più difficile da aprire. Però ha anche un lato positivo, cioè se la portate in valigia sicuramente non vi si aprirà perché si chiude. La palette ha le stesse dimensioni, è sicuramente molto compatta e facile da trasportare. I colori sono questi. Come l'altra volta vi lascerò una foto adesso. Spero che abbiate visto quindi i colori, sono sempre 12 sono sempre sui toni del nude. La differenza è che, allora, c'è sempre un colore illuminante che è Foxy, nell'altra c'era Virgin, io preferisco di gran lunga Virgin, questo lo trovo poco scrivente. E poi ci sono sempre questi, fino a qui diciamo, sono tutti colori sul marroncino, sull'oro, colori shimmer, ci sono anche dei matte, ad esempio tease. E poi le differenze principali sono che al posto di gunmetal c'è un che era un grigio scuro canna da fucile nella Naked 1, qui abbiamo un nero matte completamente opaco che sicuramente risulta essere molto utile, ma è anche sicuramente un colore che è molto più facile reperire.
Invece Gunmetal era un colore sicuramente molto, molto particolare. E poi ci sono questi due colori che sono Pistol e Verve, che sono due colori sull'argento. Verve è proprio un argento metallico molto bello e Pistol è più scuro sul grigio, però sempre, insomma, io li uso insieme e sono i due colori che ho utilizzato per il make-up di oggi. Vi lascio anche in questo caso la foto. E diciamo che, ecco, se vi dovessi consigliare quale delle due prendere, domanda fatidica che molto spesso ponete, io consiglio la Naked 1, perché comunque nella Naked 2 molti colori sono, non dico ripetuti, ma quasi, nel senso che sono molto simili. Il nero, insomma, non manca sicuramente un nero opaco nella vostra trousse. Gli unici due colori per cui consiglio di comprarla sono questi due. Quindi questi due colori sull'argento, l'illuminante, il Virgin rispetto a questo che è il Foxy, secondo me è migliore, è più bello come colore ed è anche più scrivente ed è più luminoso. Quindi diciamo che ecco, ha i suoi aspetti positivi e negativi. Quindi questa è la mia review di questa palette. Spero che insomma vi sia stata utile. È veramente quello che penso su questa palette. E se dovessi dare un voto per questa palette darei un 8, un 8. Perché comunque potevano fare di meglio, potevano fare qualcosa che non fosse così simile alla Naked 1, però apprezzo alcuni appunto aspetti del packaging e quindi questa diciamo è la mia recensione su questa palette. Per quanto riguarda il make-up che ho oggi, ho utilizzato appunto questi due colori della Naked e poi ho realizzato il make-up con, ve li faccio vedere, ho realizzato il make-up con questi due pennelli. Allora, uno è questo qui che ho comprato negli Stati Uniti ed è della marca Studio Basics. E questa è la confezione, appunto. È un pennello doppio, quindi da una parte avete un pennello a penna, che è questo qui, e dall'altra un pennello tipico per la sfumatura, quindi molto più largo. Allora, quello che mi ha impressionato di questo pennello quando l'ho comprato, perché l'ho toccato, è che è veramente molto molto morbido per essere un pennello che è costato pochissimo, perché l'ho pagato circa 3 euro. Quindi l'ho pagato veramente molto 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 poco. Si trova da Ulta, si trova forse anche da Walgreens, da CVS, comunque in alcune loro catene. Non punge, quindi è veramente morbido, il suo lavoro lo fa bene, sfuma benissimo, questa parte applica benissimo l'ombretto nella piega, però perde tantissimi peli, sia quando lo lavo, sia quando mi sto truccando, però la cosa che mi dà fastidio è proprio mentre mi sto truccando perché i peletti di questo pennello finiscono nel mio occhio, quindi insomma per questo non mi è piaciuto tanto, però anche è anche vero che costa 3 euro, però credo che non l'avrei ricomprato perché basta fare così che si staccano i peli, quindi non penso che mi durerà a lungo. Un pennello invece che trovo ottimo è questo di Elf. Che è il Blending High Brush, un pennello tipico per la sfumatura con le setole chiare che io preferisco. Adesso sono un po' sporche perché appunto l'ho utilizzato per sfumare questo trucco di oggi. E è della Elf, questo è della linea base, costato anche questo circa 3 euro, però è veramente ottimo, non ha perso neanche una setola e è morbidissimo, è morbido come questi, però non perde le setole e poi è chiaro e quindi lo preferisco, quindi questo sicuramente ve lo consiglio, si presenta in questa confezione qui. Volevo dirvi questa cosa perché ci tenevo a dirla da qualche tempo, perché sto utilizzando e testando questi pennelli già da un po', però non ho mai avuto l'occasione, non mi ricordavo mai nei vari video. Poi ho utilizzato un blush, che è questo qui, che è di Elf ed è un blush in crema. È molto scuro il colore, è un color fragola, rosso quasi ciliegia,
Però io lo trovo veramente bello e si sfuma benissimo. Lo potete applicare o direttamente col dito, in questo modo, oppure io ho utilizzato questo pennello che è della collezione dei pennelli della Real Techniques, di cui vi farò sicuramente una review. Ve la lascio qui. E questo appunto i famosi pennelli di Samantha Chapman, la tutorialist di YouTube. Questo pennello che è fatto in questo modo è perfetto per applicare i prodotti in crema perché li sfuma molto bene e quindi un blush in crema che potrebbe risultare molto molto forte, magari soprattutto su scuro come questo, applicato con questo pennello si sfuma veramente bene. E volevo appunto parlarvene perché è veramente morbido, ma poi farò una review apposita su questi set di pennelli. Niente, questo era tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!